Oggi siamo sulla versione sviluppatore, lo potete vedere, tutto nuovo, tutto in un colore molto bronzeo. Esiste la parola bronzeo? La nuova arena si chiama La Cucina del Boia, ragazzi. Lo chef Boia, ebbene sì. Il libro per gli utenti free. Hey, bentornati su Clash Royale, ragazzi, e bentornati con un nuovo video. Anteprima, qua sul secondo canale, ragazzi, dove se non siete ancora iscritti potete iscrivervi, è gratis. Oggi siamo sulla versione sviluppatore, lo potete vedere, tutto nuovo, tutto in un colore molto bronzeo. Esiste la parola bronzeo? Ecco, così siamo subito più in pandan con il nuovo pass, ragazzi, che ha subito una particolarità. L'arena non è mai stata pubblicata prima. Quindi, dopo questo boom che ha avuto Clash Royale, Supercell ha deciso di rimettersi a disegnare le arene come lei sa fare. E quindi oggi la possiamo vedere, provare quanto in anteprima, ragazzi. Ma prima, una grande premessa che Supercell ci tiene a farci sapere. Inserite sempre il codice FR. No, sto scherzando. Un'altra roba, ovvero il naturale andazzo di Clash Royale, lo sviluppo del gioco, adesso punterà a quelli che sono i giocatori veterani. E infatti fino ad oggi Royale ha lavorato, almeno nell'ultimo update, ecco perché tantissimi sono tornati a giocare, sugli artefatti, su insomma la facilità nel fare oro, tutte quelle cose che permettono a uno che parte a zero insomma di non far troppa fatica a raggiungere uno che ovviamente è già maxato da un sacco di tempo, o almeno non è che non ne fa troppa, sicuramente è molto più semplice adesso. Ma adesso si punta a migliorare l'esperienza per i giocatori insomma di un certo livello, quindi quelli che vogliono giocare un po' più seriamente, e questa cosa è molto interessante. Questa nuova arena, che aspettate un attimino, stavo facendo ripartire dal basso, ma tranquille, normale, le versioni sviluppatore sono un po' matte, infatti vi ricordo, quello che vedete qua potrebbe comunque tutto quanto cambiare, mi raccomando. La nuova arena si chiama La Cucina del Boia. Infatti non so se ci avete fatto caso, ma c'è una cipolla con un'ascia piantata dentro. Questo ovviamente sarà il nuovo pass, questo stile, insomma, che si addice molto alle nostre grafiche. E andiamo pian piano a vedere che cosa si sbloccherà. Prima di tutto, la torre, che vi lascio tutto schermo, ragazzi, ovviamente. Decima soglia, molto bella, sia nella sua versione centrale, sia nelle sue due versioni laterali. Poi già c'è uno spoilerino in basso di che cosa ci sarà alla ventesima soglia, ragazzi. State per volare, ve lo dico io. Guardatelo lì. Mua, ragazzi. Lo chef Boia, ebbene sì, che si chiama Chef Kiss. E non solo, ci sarà anche quest'altra emoji che si chiama Fruit Cake, che invece sarà disponibile nel negozio. Ma andando avanti, cosa che interessa tantissimi di voi, secondo me la maggior parte, ragazzi, perché tanti di voi farmano come dei pazzi, il libro per gli utenti free di questa season sarà quello delle carte rare. Quindi ragazzi, ovviamente è qui terremoto da fare immediatamente sul nostro account principale. Oddio, parleremo sull'altro canale di cosa sta succedendo sull'account principale, perché insomma cambiamo argomento, che è meglio. Parliamo di sfide, parliamo delle sfide che usciranno effettivamente con questo update, che saranno la draft del Boia, indovina un po' di quale carta se non del Boia, la mega touchdown, quindi ipotizzo la touchdown con i mega deck. Ok, sto già tiltando ora. La draft con il triplo Elisir, la triple draft, quindi penso che sia appunto draft col triplo Elisir. La sudden death, ragazzi. Chi tira giù la prima torre, ale, ha vinto. E in più le sfide del torneo globale, quella classica, che ci sarà sempre, e quella Elisir per due, che anche quella mi farà un po' più tiltare, ne sono sicuro. E ovviamente, indovinate un po' quale sarà la carta potenziata di questa stagione? Ma chi l'avrebbe mai detto? Il Boia. Intelligente come mossa. Ma adesso riprendiamo molto rapidamente quello che è l'accenno che vi ho fatto all'inizio del video. Questo è quello che ci fa sapere il team di Royale. Appunto, il team è al lavoro su un nuovissimo aggiornamento. Gli aggiornamenti precedenti si concentravano principalmente sui giocatori di livello medio slash iniziale, per aiutarli nella loro progressione, con l'aggiunta di oggetti magici e l'afflusso di oro. Crediamo che questo abbia aiutato molto, ma i nostri giocatori di alto livello si sono sentiti esclusi. Questo aggiornamento si concentra sui giocatori di alto livello, con moltissimi contenuti, e cambia il gameplay in modi che non abbiamo mai visto prima. Poiché questo aggiornamento cambierà il gameplay, abbiamo ancora bisogno di tempo per lavorare su bilanciamento e meccaniche, per assicurarci di servirvi la migliore esperienza possibile. Sappi solo che siamo super entusiasti e non vediamo l'ora di metterlo nelle tue mani.
prima possibile. E nel frattempo, per mantenere le cose fresche, goditi questo pass. Insomma, il messaggio, ragazzi, è inequivocabile. Questo pass è molto tranquillo. Si vede che ha un impegno diverso dagli altri, perché c'è finalmente un nuovo stile di arena, ragazzi. C'è sempre le stesse arene. A me, sinceramente, l'ho sempre detto, non mi è mai piaciuta come cosa. E apprezzo anche molto il fatto che dopo il boom che ha avuto Royal, non abbiano fatto che buttare fuori un aggiornamento giusto per farci shoppare qualcosa, insomma, ma stiano seriamente lavorando su qualcosa che possa far, insomma, passare a un altro livello il gioco. E questa cosa qua è veramente apprezzabile. Cioè che non ci sia la dinamica del ah ok, Royale è un gioco vecchio, ma che la mentalità sia proprio quella di farlo ripartire. Ed è quello che sta succedendo, è quello che forse è già successo. Ragazzi, con questo è tutto, grazie mille per la visione. Vi ricordo che sul primo canale è uscito un altro video di Royale oggi, proprio oggi sabato Royale, ragazzi, anziché la domenica Royale io faccio il sabato Royale. Video sul primo e sul secondo canale, tutto Royale, andatelo a recuperare. Vi aspetto, un salutone, ci becchiamo in streaming, è il link in descrizione. Ciao belli.